Quindi la scorsa volta si era detto che per bypassare il problema della course origin dovevamo installare l'estensione course e. Ora io l'ho disattivata. Difatti se ricarichiamo la pagina, non mi ritorna nulla in quanto mi dà bloccata richiesta multi origine, quindi cross origine. Quindi dicevo che non è una bella cosa che magari in fase di test può andare bene nel nostro computer, nel nostro browser aggiungere l'estensione, però immaginate, vi ripeto, di doverlo dire a tutti i vostri clienti o alla gente che utilizzerà poi la vostra web API di installare tale estensione. Sarebbe una cosa a dir poco improponibile. Quindi come si fa? Andiamo a lavorare di nuovo sulla parte back-end, quindi sulla nostra API. Quindi nel metodo get, innanzitutto, quindi aggiungiamo delle estensioni, no? Innanzitutto dobbiamo dire di cosa stiamo parlando, che dati stiamo manipolando. Quindi per aggiungere delle intestazioni aggiungiamo il tag header e all'interno che gli si passano come parametri. Quindi innanzitutto dicevo bisogna dire che un content type quindi application, l'ho scritto giusto, quindi application JSON, no? JSON, questa è una maniera corretta di creare l'API, diciamo. Charset, quindi carattere uguale a UTF-8, ok? Chiamo questo per, è giusto, è buona prassi comunque indicare che tipi di applicazione stiamo manipolando. Quindi per bypassare il problema del course origin, del cross origin, cosa facciamo? Quindi andiamo a mettere anche un'altra intestazione dove finalmente andiamo a dire access. Control hello origin l'asterisco finale sta per dire rendi attendibili ma fai sì che siano attendibili tutte le origini. Andiamo a vedere se funziona. Quindi abbiamo disabilitato la nostra estensione. Ricarichiamo. E ancora non funziona perché bisogna aggiungere un'altra intestazione. Bisogna dire anche che quindi header bisogna dirgli quali metodi accettare. Quindi access, di nuovo control, quindi hello, quindi stavolta method, quindi metodo deve essere il get. Quindi il metodo post, visto che ci siamo, mettiamoli tutti. Abbiamo messo punto e virgola, invece in realtà abbiamo messo la virgola. Post. Quindi put per le modifiche. Delete. Visto che ci siamo, anche option.
option. Vediamo così. Facciamo pulito qui nella nostra console. F5. Qui ancora ci dice che manca. Forse abbiamo sbagliato qualcosa. Andiamo a vedere subito. È tutto case sensitive, quindi innanzitutto qui con 2C e access control con 2L, no scusate, con una L, anzi allow method, e qui origin con la O maiuscola in realtà, quindi ricordatevi è tutto case sensitive. Vediamo ora, puliamo F5. Ci dà ancora errore. Vediamo perché. Ah, certo, qui due punti. Puliamo. Andiamo a vedere, forse manca il punto e virgola, F5, e ora funziona di nuovo. Ci ho messo un po', ma alla fine funziona. Quindi ricordatevi di inserire nelle intestazioni questi script, per far sì appunto di bypassare il problema del cross origin, ok? Va bene, ora vediamo come continuiamo nell'implementazione della nostra API, aggiungendo anche il metodo, cioè la parte info e la parte di modifica. Ma questo lo vedremo nella prossima lezione.